E oggi cominceremo questo nuovo podcast che è dedicato ai compositori, compositori classici ma anche moderni, quelli che diciamo amiamo maggiormente io e il maestro. E direi di cominciare proprio questo nostro incontro con un compositore che è forse il più importante probabilmente della storia della musica, che è Johann Sebastian Bach. E la prima domanda appunto che vorrei fare al maestro Lomuscio è perché Bach è un compositore così importante? Proprio una domanda quasi scontata, cioè cosa lo rende diverso dagli altri compositori? Perché, beh, chiaramente è veramente forse il più importante compositore della storia della musica, forse giusto vicino a lui ci possiamo mettere Mozart e Beethoven, Certo. però Bach, essendo ancora più antico, è ancora più Il più importante perché influente, forse. è stato chiaramente il primo compositore della storia della musica a scrivere in tutte e 24 le tonalità, cioè le 12 tonalità maggiori e le 12 tonalità minori. E la sua musica è atemporale, perché sembra musica scritta nel passato, ma sembra anche musica scritta nel futuro, talmente come l'arte della fuga, l'ho detto, è Certo. talmente moderna che non la sai classificare. Probabilmente è la vera musica delle sfere, così Certo. tanto decantata dai grandi filosofi greci. Greci, certo. Assolutamente. E infatti Walt Disney, quando fece Fantasia, Certo. il primo pezzo che era la toccata La e toccata fuga in in fuga in re minore, non minore. c'erano personaggi di cartoni animati, non c'erano solamente figure geometriche, quindi Certo. questo ti lascia capire proprio la perfezione della Una musica musica di Bach. trascendentale Sì, proprio che porta in musica alto le proprio sue dimensioni. trascendente, poi già il fatto che la maggior parte dei capolavori sono per organo, già Certo. l'organo nelle cattedrali ti porta verso il trascendente. Infatti lui scriveva Solide Deo Gloria, solamente Certo. per la gloria di Dio scriveva una musica, non c'erano connotazioni politiche o altre cose. È veramente una musica che non, secondo me è talmente moderna che ancora oggi non la puoi collocare temporalmente o del 600, 700, 800, Certo. no. È proprio è la purezza, Della la musica perfezione proprio. della musica in tutte le sue sfumature, una cosa incredibile, inarrivabile adesso per Sì, chiunque. forse solo Mozart e Beethoven, come hai detto tu, Sì, però sono arrivati giustamente. dopo. Sono arrivati dopo, Senza certo. Bach chissà cosa avrebbero Chissà, fatto, quindi sarebbero. è proprio la base principale su cui si fonda la musica, insomma. Certo. Con tutto rispetto per quello che stavo scritto prima, ci sono dei compositori geniali, William Certo. Byrd, Gibbons, John Bull, Monteverdi, Palestrina, sono altrettanto geniali, però in Bach c'è quasi Bach sintetizza un po' tutte le completamente, forme in sì, anche qualche il modo. Medioevo, Guillaume de Certo. Machaut, Dufay, insomma, tutti grandissimi, geniali compositori, dei geni, assolutamente. Però in Bach c'è proprio Una sintesi una sintesi perfetta. di tutto quanto, della musica passata e probabilmente anche della musica del Del futuro. futuro. Cioè. Il tuo rapporto con Bach, essendo musicista, pianista e organista, ovviamente sarà stato un rapporto speciale, immagino. Se hai qualche aneddoto da raccontarci su come hai magari qualche esame o un concerto magari in particolare che ti è rimasto impresso dove hai eseguito Bach. Sicuramente l'aneddoto è come è nata la mia passione per la musica, perché quando ero piccolo io volevo fare il pittore, infatti tutta la passione per l'arte deriva dal fatto della mia passione per la pittura, la scultura che avevo fin da piccolo. E un'amica di mia mamma mi regalò un disco per il mio compleanno, una vecchia LP, che avevo avuto tra i 12 e i 13 anni, se non facevo le scuole medie, e un disco dove c'era il grandissimo Fernando Germani, che è il nostro organista italiano più famoso, ma sono i Benedetti Michelangeli dell'organo, possiamo dire, in cui suonava alcuni dei pezzi più famosi di Bach. C'era la toccata e fuga in re minore, la toccata adagio e fuga in do maggiore, la passacaglia, la fantasia e fuga in sol minore, cioè i quattro dei capisaldi della musica per organo di tutti i tempi. E quel disco praticamente mi folgorò. E ascoltando questo disco di Germani, io decisi di passare dall'arte, cioè dalla pittura, a studiare la musica. Quindi è Certo. stata una cosa importantissima. È stato il primo compositore che hai amato, Sì, il praticamente. primo compositore che ho amato, assolutamente. Questo disco è stato proprio quello che mi ha fatto cambiare rotta artistica, quindi è stato importante. Poi mi ricordo anche al mio esame di diploma che suonai tre dei contrappunti dell'arte della fuga, cosa che normalmente non vengono mai portate al diploma perché è musica molto talmente astratta e complicata. Mi ricordo infatti quelli che erano in commissione si meravigliavano di questa mia scelta e furono anche abbastanza contenti di questa scelta. Insomma, Certo. questi sono i due aneddoti più importanti, insomma. Poi chiaramente suonare Bach nelle grandi cattedrali gotiche, quello è È un non sogno, plus diciamo. ultra, Beh, certo. insomma, lì l'acustica ti porta già verso l'alto, la musica di Bach lì dentro è praticamente perfetta in ogni sua Espressione, sfaccettatura e certo. espressione.
Volevo chiederti come ultima domanda, proprio per concludere, quali sono i pezzi di Bach che ami di più e quelli che consiglieresti a qualsiasi ascoltatore, anche quelli magari che preferisci suonare in pubblico? Sì, spesso coincidono chiaramente. Certo. Possiamo partire dall'organo, chiaramente, che è lo strumento, nonostante Bach abbia scritto per violino, per violoncello, Per per tutto, clavicembalo, per certo. tutto, però l'organo rimane in Bach e si consuma la musica di Bach. Quindi la Passacaglia in do minore, assolutamente. La Fantasia fuga in sol minore, la Toccata Dorica, i preludi fughe del preludio Ellipsia, quindi penso al grande preludio fuga in mi minore, il preludio fuga in si minore, il preludio fuga in do minore, poi la Toccata e fuga in fa maggiore. Tutti i grandi capolavori della Repertorio musica per sterminato, sono organo, più di 1.000 composizioni, sì, probabilmente. è fantastico. La Sciaccona per violino, Ah, sì. quella è un altro dei capisaldi. E poi le opere per clavicembalo, quindi partiamo dalle variazioni Goldberg, Diciamo ben sì, la temperato, tastiera sì. ben temperata, sì, le variazioni Goldberg in primis, e poi chiaramente tutti i 24 preludi e fughe in due volumi, quindi 48 preludi e fughe della tastiera ben temperata, che sono Certo. dei capolavori, anche questi. Io amo molto le suite inglesi, Sì. francesi, Le quelle. suite inglesi e francesi, ma ancora di più le ultime sei partite, che erano Sì. chiamate in origine le suite tedesche, poi Ah. hanno perso questo titolo, sono rimaste solamente partite. È un pezzo che ha molto suonato, è la toccata della stessa partita, che anche questo è un pezzo incredibile, magnifico. E poi le ultime due opere, che sono veramente l'apice, le Cappelle Sistine della musica, che sono l'Arte della Arte della Fuga fuga. e l'Offerta Musicale. Anzi. E questi sono, penso. Se dovessi portare su un'isola deserta due pezzi Sono di musica, porterei l'Arte della questi Fuga e due. l'Offerta Musicale e la Passacaglia per organo, Certo, anche la sicuramente. messa in si minore, poi le passioni, Sì, cioè, qui si apre certo, mamma un'altra, mia, il messo in si come minore, Tarkovsky poi Passione. le ha utilizzate, no? Nel Sì, cinema. certo, anche in Solaris c'è il corale, quello in fa minore, che è Sì. eccezionale, insomma. Cioè, su Bach qualsiasi cosa Cioè, si prende. potresti. Adesso abbiamo, diciamo, Giusto. elencato quelli che possono essere, almeno per me, Quelli che i certo, più capisaldi, a certo, la messa cuore. in si minore, quella va sicuramente inserita nella Passione secondo San Matteo, Certo. utilizzata per il film, anche se pensiamo all'uomo che fuggì dal futuro di Sì. George Lucas, è stato il suo primo film, forse anche più bello, c'era praticamente alla fine quando lui riesce a scappare, c'è l'alba che sorge con l'inizio della Passione secondo San Matteo di Bach, è una potenza quella scena Incredibile. musicale, grazie chiaramente Ma alla forza di anche Bach. in H-tone di Pasolini, Sì, sì, chiaramente sì, sì, sì. utilizzato. Anche in Rollerball, Ah, che solo con lì. James Caan c'è praticamente la toccata di Bach in minore, che tutta l'apertura del film è con la toccata di Bach, ecco, un film così dispotico di fantascienza, anche lì Bach riesce a Riesce sempre a scordare, entrare, a certo. entrare, quindi no, stiamo parlando secondo me, del più grande musicista, del Della compositore storia, della storia della veramente, sì. musica, insomma, nessuno è paragonabile a lui, a mio modesto avviso. Grazie mille. Niente.